sì, antica un pochino, che tu puoi fare? Tanto per cominciare, no? Sì, guarda, preciso, alle 12:30 entro in trasmissione, ero già entrato prima, ma ero entrato nel sottili e ora entro in me stesso. E allora, sì. Cari amici del G, buon dì. La rima? Buongiorno. Così non fa più rima. Buon pomeriggio, nemmeno. Buon pomeriggi. Allora sì, perché no? Sì. Oh, dai, dagnene secche, così. Dai. Ah. Quando lo aspetti, no? T'aspetti e sai che sta per arrivare. Cosa? Qualsiasi cosa. E allora c'è questo. Poi arriva. Ah, che bello, che liberazione! No, può essere. Comunque, qualsiasi cosa, anche un esame, no? Sai, la notte prima degli esami, notte prima degli esami, 2, 3, 4, quanti esami, vero? Nella vita. E poi quindi naturalmente arriva, una volta arrivata, è andata, no? Comunque sia. E poi tante altre cose, no? Che quando arriva, arrivano ci se ne libera. Bello, sì, fantastico. Allora. Sì, è il G contro tutti, mettiamoci subito al lavoro, no? Ci mancherebbe altro. Dunque, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G, bisogna telefonare a qualcuno. E siccome molti sono rimasti in sospeso, anch'io effettivamente, per quanto riguarda quel fatto di quel signore, non siamo riusciti a parlare né col sindaco né con la polizia municipale e così via. Vi ricordate quel signore che aveva trovato una borsa con 100.000 euro e da brava persona, onesta e furba, leviamo in furba, onesta e basta, insomma l'aveva consegnata ai vigili urbani del suo paese, del suo comune, piccolo comune di nemmeno 3.000 anime. Ebbene, probabilmente lui dice che questi soldi hanno preso, come dire, altre vie e chissà dove, insomma, poi è andato su Cronaca Vera, pensa un po', Cronaca Vera, e da lì qualcuno me l'ha segnalato e così via. Allora io tentai alcuni giorni fa di parlare, prima ho parlato con lui, l'abbiamo sentito in diretta e ci ha raccontato tutto questo, il signor Gelindo. Ecco, poi non sono riuscito a parlare con la sindaca perché non era in comune, perché non era nemmeno come dire, in farmacia, perché era farmacista. E allora la polizia municipale lo stesso mi ha risposto. Allora oggi ci riprovo perché voglio provare subito cominciando con la farmacia, perché può darsi che, vi ricordate che mi rispose un fischio del fax, ho controllato, effettivamente corrisponde sia al numero, insomma, di telefono sia al fax, quindi è tutta una questione di fortuna, no? Ecco, e allora io voglio vedere se la sindaca di Sandigliano mi risponde subito, io chiamo la farmacia, sì, tanto per cominciare, se poi no, la chiamo il comune, sì, e poi se no, la polizia municipale, si rifà tutto il giro, no? Magari al contrario, ecco, ho fatto il numero e vediamo un po' se questa volta risponde un fischiettino o che cos'altro. Aspettiamo con fiducia, perché la fiducia è una cosa seria, come diceva una vecchia pubblicità, quindi siamo seri, serissimi, e aspettiamo che la signora Raffaella casomai risponda, o qualcuno ce la passi, o qualcuno ci dica dove la si possa trovare. Ecco, qui abbiamo insomma tutte queste
Ecco, attese praticamente per niente. E allora, a quanto pare, se vuoi chiamare la farmacia per qualsiasi cosa, o gli mandi un fax, oppure proprio non ci riesce a rispondere, almeno a quest'ora. Strano, però allora andiamo al comune, al comune, che forse. Forse, ma secondo me nemmeno qui mi può dare la signora. A parte che il comune ha anche un numero attraverso il quale ci si mette direttamente in contatto con la polizia municipale, credo. Sentiamo un po'. Comune di San Digliano. Sì, ecco, ora fa tutti i discorsi. Citate uno per ufficio anagrafe, sì, due per polizia municipale e commercio, no. Tre per ufficio tecnico, no. Quattro per ufficio tributi, no. Cinque per ufficio ragioneria, no. Sei per segreteria e protocollo, no. Sette biblioteca, ma va. Se volete sapere i nostri orari d'apertura, sì, digitate 8, sì. Se volete essere trasferiti all'operatore, rimanete in linea. Ecco, questo sì. Ma la polizia municipale non l'ha detto, se quell'altra volta l'avesse detto, ma forse no. State per essere trasferiti all'operatore. Grazie, che voce, mi ha veramente scaldato il cuore. No, bisogna dirlo, prima una voce registrata maschile, poi una voce registrata femminile, dopodiché arriverà una voce vera, reale, forse la centralista dell'altra volta, a cui chiederò di passarmi il sindaco. La dottoressa Raffaella, che però, lei, ma anche la centralinista latita, insomma, speriamo, aspettiamo, è una storia infinita. Hanno fatto anche la storia infinita 2, sì, questa è la 2, effettivamente. E, non so fino a che punto potremo continuare questa cosa, visto che non risponde nessuno. Cioè, è bello. Pronto? Ah, finalmente. Buongiorno. Senta, sono G di Radio Blu, siamo in diretta. La dottoressa Raffaella Pongiluppi è lì in sede? No. Ho provato alla farmacia, ma non da sempre nessuno. Il fax, quindi non si riesce a comunicare. Ai. Ho già parlato con lei un'altra volta, o sbaglio? No, ecco, con la mia collega. Con la sua collega. Le spiego, io sto facendo una trasmissione da una radio toscana, Radio Blu, che si interessa del caso del signor Gelindo. Lei ha presente il signor Gelindo? No. Non ha saputo di quel signore che ha trovato 100.000 euro, li ha consegnati? Ah, l'avevo sentito parlare. Sì. Ha sentito parlare, no? Ecco. E io appunto, siccome abbiamo avuto ospite lui che ci ha raccontato la vicenda, volevo sapere un po' qualcosa di più dal sindaco e poi magari anche dalla polizia municipale. Dunque il vigile è appena uscito. Ah, il vigile, perché è sempre lì la sede? Sì. Ah, è appena uscito. Lo trova dall'una in poi. Ah, ecco. Dall'una in poi. Ma che, il sindaco bello. Purtroppo a quest'ora lo trova solo in farmacia. La farmacia invece è già la seconda volta che chiamo in due giorni diversi. Abbia già chiuso. La farmacia chiude alle 12:30, Alessandro. Non credo. Ma forse sì. Lei dice che chiude alle 12:30. 12:30, sì, è per quello che. E riapre a che ora? Alle lo sa. 14:30. Ma perfetto, guardi. Guardi, ha un orario meraviglioso, esattamente si astrae dal mio intero programma. Ma è fantastico. È fantastico tutto questo. Sembra fatto apposta da una mano nascosta. Lei è molto che lavora lì? No. No? Si trova bene con questo sindaco? Cioè, insomma, non dà problemi, insomma, una persona. No. So che la dottoressa Raffaella Pongiluppi è, sì, è laureata in farmacia. Ha una farmacia. Penso sì. È nata nel 1944, giusto? Sì. Ed è stata eletta per una lista civica nel 2004. Ma guardi come sono informato, so tutto e non riesco a parlarci. Ma guarda un po'. Comunque, vabbè, lei niente, non può niente, dirmi ovviamente niente, se non cose che ha sentito alla lontana, esatto, di questo signor Gelindo, no? Esatto. Ma secondo lei questi 100.000 euro che fine hanno fatto? Non lo so. Non lo sa, ma ecco, il fatto che lei non lo sappia vuol dire che un po'. No, c'è un ufficio oggetti smarriti, qualcosa? Se ne occupa la polizia municipale. Senta, 015 24 93 238 è il numero. Fax. Ah, è il fax della, sì, polizia municipale? No, proprio del comune. Ah, ho capito. Quindi un numero per la polizia municipale non c'è. 015, sì, 249, sì, 77, sì, 28. Però se chiamo non trovo il vigile.
No, questo è il numero di fax del vigile. Ah, il di fax? Sì. Ma sì. Sembra che lì a San Digliano o centralinisti o fax, non c'è altro. No, non si riesce a parlare con nessun altro. Le rispondiamo. Sì, va appena bene. Io la ringrazio molto, è stata, insomma, come dire, ha fatto quello che poteva, anche lei. Io sto facendo quello che posso, però è dura a volte parlare con le istituzioni, non se ne rende conto? Perché io in due volte ho parlato solo con centraliniste e con fax. E io, se voglio parlare con un sindaco, con un vigile, insomma, è difficile. Il vigile, se c'era, glielo passavamo subito. Per carità di Dio, la ringrazio. Dopo le una, magari dopo le una potrei richiamarlo. Sì, dopo l'una arriva. Ecco, mi sa dire come si chiama questo signor vigile? Borio Luca. Borio, Borio, Luca Borio. Sì. Ecco, ecco, ottimo nome. Dunque, grazie, la ringrazio, buongiorno, arrivederci. Buongiorno. Sì, beh, insomma, questa è una prima parte a cui seguirà una seconda parte, magari dopo l'una, vedrai. Oggi dice l'ascoltatore medio, che è sempre molto più alto di qualsiasi altro ascoltatore rispetto alla media, dice: oggi, ma tu non avevi detto, tu richiamavi dopo l'una, tu fai ancora il G contro tutti? Perché io mi sono detto, perché non cercarlo a casa, questo signore, il vigile, in questo luogo? Perché sono andato a vedere, esiste, avrà avuto il tempo per tornare a casa? Beh, quindi io lo chiamerei a casa a questo punto, visto che è difficile trovare le persone nelle istituzioni, nei posti di lavoro, eccetera. Beh, insomma, direi, ho beccato il suo numero, nome e cognome, sì, ce l'ho, che il G1 ne fa mille, ne pensa, o mille ne fa e una ne pensa. Beh, intanto ho pensato questa, quindi andiamo subito a fare questo numero, sperando che sia rientrato a casa, perché probabilmente mi risponde la moglie, che dice non è ancora rientrato perché sta in un paese vicino, in effetti non proprio lì, ma a pochi chilometri, insomma, andare a mangiare, insomma, i vigili vanno a mangiare. E quindi andiamo a cercare questo signore, vediamo un po' che cosa succede, chi mi risponde e se mi risponde qualcuno, no? Signor Elvis, altra roba. Dunque, forse non vedete come risponde la segreteria telefonica, no. Allora dunque non è ancora arrivato a casa, ovviamente. Essendo vigile forse non risponde nemmeno al telefono, perché sai, non si sa mai. Ecco, in ogni caso abbiamo il suo numero di casa, abbiamo il numero del comune dove comunque dopo le una questo torna, cioè è appena andato via, come dire, a mezzogiorno e mezzo, e alle una è già lì. No, io mi chiedo, forse non rientra a casa, quindi non c'è nemmeno una moglie che lo aspetta al desco domestico, al focolare domestico. E allora probabilmente lui sta a mezz'ora, mangia qualcosa da qualche parte e torna a l'una, perché gli orari non consentirebbero di andare da San Digliano a Candelo, no, perché, no, e poi tornare, sono due paesi vicini, però insomma a un certo punto tornare alle una, dopo aver mangiato. Lui è andato a mangiare qualcosa per mezz'ora, perché i vigili, insomma, effettivamente, come vedete, sono ligi al dovere, mezz'ora solamente per mangiare, poi torna in sede. E allora noi non richiameremo a casa, perché ha lasciato la segreteria telefonica e non possiamo, non richiameremo al comune, perché ovviamente lui non è lì fino a dopo le una, non richiameremo la farmacia, perché adesso sappiamo che incredibilmente è chiusa da mezzogiorno e mezzo alle due e mezzo. Mi sembra presto un orario di chiusura, chiudi all'una, no, a mezzogiorno e mezzo. E quindi esattamente il periodo del mio programma, è fantastico tutto ciò, sicuramente la signora farmacista non prende da casa, torna al comune per essere presente in quell'orario lì, magari per farsi beccare da me, no, lei la farmacia poi magari va al comune quando le pare, insomma, giustamente fa quello che può e che vuole. Il sindaco, il farmacista, certo.
E allora l'unica cosa è questa, richiamare la gentile centralinista di prima e farsi passare il vigile Borio, che scappa da ridere. Vabbè, il vigile Borio che è un nome, ce ne sono tre in tutta Italia con il suo nome, quindi voglio dire, ho notato, quindi non è l'unico. Ma non so se gli altri due sono vigili, ecco, sinceramente non lo so. Quindi non ci resta che attendere dopo l'una e noi ci sentiremo dopo l'una passata bene, nel senso che poi sarà la villa del Pentasport, verso l'una e mezzo siamo sicuri a questo punto che lui ci sia. E quindi ci potrà dare un lume, ecco, a petrolio, non so, un lume su quanto successo. Perché bisogna pur, il G contro tutti, come vedete, non è solo contro tutti nel senso di persone, ma anche contro tutti nel senso di cose, di strutture, di apparecchiature, cioè i fax, le segreterie telefoniche, e le chiusure dei negozi, insomma veramente una cosa. Ma se uno ha bisogno di qualcosa nella farmacia dopo mezzogiorno e mezzo, no, un'altra farmacia, magari ci sarà una farmacia di turno, quella non lo so, ma sono cose che, cioè, ma perché proprio una farmacista doveva essere il sindaco? Va bene, ma chi se ne frega, ma è una bravissima donna, ma sicuramente. Quindi io voglio sapere dopo. Adesso mi concedo un altro Elvis. Ma sì, questa è una canzone così, era un festival di Sanremo negli anni 50 e Vecchio Scarpone, poi è rimasta una canzone che le persone cantano magari nei pullman quando vanno in montagna, Vecchio Scarpone e così via, e dice sarebbe stato uno scarpone, che poi immagino l'assassino appunto, non la Franzoni, perché magari non si mette gli scarponi, non so, almeno credo, l'assassino presunto, insomma, da parte di questa ipotesi della difesa, si sarebbe poi magari rimessa a piedi e è andato via. Ecco perché non si trova l'arma del delitto, perché questo se l'è portata via, si leva lo scarpone, tanta pum pum pum, e poi oppure non se lo leva nemmeno e agisce addirittura col piede dentro. Mamma mia, non mi ci fa pensare, che sono quelle cose. In ogni caso, insomma, come andrà a finire anche questa? Chiedetelo a Bruno Vespa, lui credo che ne sappia qualcosa, lui fa così, fa presto, invita il professor Bruno e si leva da tutti i 55, capito? Ecco, il professor Bruno dice tutte le cose praticamente, insomma, banali che possiamo dire tutti, e prende un bel gettone di presenza e quell'altro si frega le mani. Che bello però. Breath. Carina lei, Questa ci porta direttamente alla pillola di Pentasport. Sì. Ma non è questo, ma perché mi passi questa? Oggi, eh? È questa? Non so se è questa. Sì, figurati. Comunque teniamocela ugualmente, perché è più buffonesca, casomai, no? Rispetto a quello che voglio fare adesso. In realtà voglio continuare il G contro tutti. Il G contro tutti che effettivamente, insomma, è rimasto monco. Facciamo un piccolo riepilogo, perché forse ce n'è bisogno per chi, come si dice, si fosse messo solo in questo istante all'ascolto, vero? Si dice così. Allora vi dico come sono andate le cose stamattina. Cercavamo una risposta per quel signore che eccetera, ci spieghi? Ah sì, aveva messo nelle mani di alcuni vigili urbani una valigia, una borsa con ben direi 100.000 euro che lui aveva trovato così per strada. Allora questo signore sostiene che questa somma sia sparita e che non sia stata restituita a chi di dovere. Comunque c'è un mistero, c'è del marcio in Danimarca, ma non so se in provincia di Biella invece ce ne sia altrettanto. E allora sì che adesso cerchiamo di
dopo aver parlato con nessuno, cioè solamente una centralinista del comune, che mi ha detto che il vigile di questa località sarebbe stato lì dopo le una, è andato a mangiare evidentemente, a casa non c'era, non rispondeva, quindi abbiamo fatto tutto il possibile, adesso dovrebbe esserci, quindi cercheremo direttamente di lui. G contro uno, questo, uno, vabbè, vediamo, ok. Allora rifacciamo il numero del comune di questo ridente luogo, montano, non so, no, che, che ne so, insomma questo ridente luogo, e vediamo un po' se mi risponde qualcuno. Intanto la solita comune di San Digliano, sì digitate 1 per ufficio anagrafe, 2 per polizia municipale, municipale 3 per ufficio tecnico, 4 per ufficio tributi 5 banco, per ufficio ragioneria, ragioneria 6 no. per segreteria e protocollo, no, no. 7 biblioteca, biblioteca, se volete sapere i nostri orari d'apertura digitate 8, se no, voglio rimanere in linea l'operatore in linea. Ecco, sì, sì, ecco, ora sì, allora arriva l'operatrice, ora che sì. State per essere trasferiti all'operatore. Sì, così. Insomma, nel senso che, hai visto? Cioè, è un servizio proprio completo. E adesso vediamo. L'operatore arriverà. L'operatrice? Municipio? Sì, buongiorno. Senta, vorrei parlare col signor Luca Borio, per favore. Sì, sono io. Ah, buongiorno. Io sono G di Radio Blu, Toscana. Finalmente riesco a parlare con qualcuno. Siamo in diretta, glielo dico subito. Lei è il vigile urbano di San Digliano? Sì. Dico bene, ecco. L'ho cercata prima, non so se gliel'hanno detto. Mi hanno detto che cosa, mi scusa. Dunque, che io ho cercato la polizia municipale di San Digliano per chiedere una cosa. Ha risposto una centralinista, la quale appunto mi ha detto che lei sarebbe stato in sede dopo le una. Sì. No, io un po' che sto cercando di. Siccome abbiamo avuto qui da noi in diretta il signor Gelindo. Sa quello che aveva trovato 100.000 euro e poi l'aveva consegnati alla polizia municipale e così via, il quale insomma ha qualche problema nel capire che fine abbiano fatto questi soldi, ecco, e per questo io sto cercando il sindaco ma non riesco a trovarlo, e alla fine sono riuscito a parlare con lei. Le ripeto che siamo in diretta, lei può accettare o non accettare questa conversazione, può fare come vuole. No, le spiego subito, io non ne sono al corrente di questi fatti in quanto sono in servizio presso il Comune di San Digliano da meno di un anno. E la cosa è successa? Quanto tempo fa? Adesso io l'anno preciso non ero, mi sembra 2004-2003. Quando lei non c'era, insomma. Quando io non c'ero, esatto. Ecco, ma lei cosa ha sentito dire di questa cosa? Perché è andata anche su una rivista, insomma, in qualche modo ci sono degli echi. Sì, ma non ci sono sicuramente degli echi, ma non mi sono interessato di questa cosa, anche perché si stanno interessando gli enti preposti. E sarebbero? Ma io sinceramente... Cioè, gli enti preposti sarebbero? Ma io so che c'è stata probabilmente una notizia, il signore di cui vi parlava prima sicuramente avrà fatto un esposto ad... Ma lui era andato dai carabinieri di Candelo, mi ha detto. Quindi vede che anche lei è al corrente. No, ma prima, proprio all'inizio, quando trovò questa borsa, prima la consegnò alla polizia municipale, che non dette nemmeno una ricevuta su questa borsa. Non ne sono proprio al corrente. Dopodiché è andato dai carabinieri per dire la stessa cosa. Però purtroppo non si sa, dice, lui almeno sostiene, perché io volevo sentire l'altra campana, giustamente il comune, la dottoressa Raffaella Pungiluppi, che si era fatta fotografare insieme a questo signor Gelindo, era andato su Cronaca Vera, quella settimanale. Ecco, quindi io volevo sapere un po' come era andata veramente a finire. 100.000 euro che secondo questo signore si sono volatilizzati, e insomma, per una persona onesta come uno che ha una pensione di poco più di 500 euro al mese, consegnare una cosa del genere mi sembra un bel gesto, no? Però poi secondo lui, intendiamoci, non sappiamo bene che fine abbiano fatto. Sì, mi spiace solo che non posso esserle d'aiuto. Non ci sono atti lì? No, non ci sono... Cioè, io non ne sono al corrente e non mi sono interessato di questa pratica, in quanto sono cose che riguardano altra gente e a me non interessano. No, lo capisco, lei è l'unico poliziotto municipale che esiste lì?
queste in data odierna, sì. Ah, perché ce ne sono anche altri, ma lei è di turno oggi? Sì. Ho capito, ma lei non sa se qualcun altro sia di turno, proprio quello che magari... aveva preso questo, perché questo signore ha parlato di un vigile urbano, senza farne il nome, che si sarebbe interessato alla cosa, poi però... guardi, quindi se io... deve parlare con il sindaco che ha nominato prima. Trovarlo il sindaco, lo so. Alla farmacia è chiusa. Cioè, purtroppo di più non le posso dire, guardi. Ho capito, ma se io chiamo in altri giorni, lei quando è di turno? Io? Sì. Ma io dal lunedì al venerdì ci sono. Tutti i giorni? Esatto, in questi orari in cui mi hai chiamato. Adesso. Ma altri vigili? No, ci sono, per il momento ci sono io, un altro mio collega in mutua, non ne so dire altro. Come vanno le cose dalle vostre parti? Avete autovelox, fate molte contravvenzioni? Facciamo servizi come fanno tutte le altre polizie municipali d'Italia. Ho capito. Non abbiamo altre cose. Quindi è una cosa proprio normale. Sì, anche perché il comune è molto piccolo, per cui non... Sì, meno di 3.000 persone. Esatto. Immagino che si conoscano tutte un po', no? Ma adesso io sono qui da poco, per cui non... Lei è, lei è di Candelo però, eh? No, non sono di Candelo. Ma abita a Candelo? No, non abito neanche a Candelo. Beh, c'è una persona col suo nome e cognome che abita a Candelo. Sarà mio omonimo. Ce ne sono molti. Ah, non è il suo numero? 2537 307? No, non è il mio numero. Oh, mamma mia, la sa che c'è un omonimo a Candelo? Luca Borio. Andrò a trovarlo. Effettivamente, ma guarda un po'. Quindi no, vabbè, non guardi, voglio sapere dove abiti lei. La devo lasciare, signora, sì, perché sì. Ho della gente, siamo aperti al pubblico. Mi ha chiamato signora per caso, no? Signor. Ah, sa, meno male, grazie, almeno questo. La ringrazio, tenterò in altre occasioni magari di contattare la sindaca, va bene? Va bene, buon grazie e buon lavoro. Soprattutto per i cittadini, ecco, quindi il muro di gomma ragazzi, anzi meno male le di gomma, se no mi faccio anche male. Ovviamente il G contro tutti sta diventando un tutti contro G, però ci si fa, prima o poi ci si fa. Non abbandono niente di quello che ho messo, della carne che ho messo al fuoco, me la voglio mangiare tutta. E tra poco inizia Ezian Dio, il puzzo di stampa. Annuseremo. Blue Time. Richiedi la tua canzone a Radio Blu, ogni mattina dalle 9.30 alle 10. Blue Time, le tue canzoni a richiesta. Prenotati al 335 80 90 525. Il mare è blu, il cielo è blu, la tua radio è blu. Eccoci, dai, su, perché poi abbiamo anche impiegato del tempo in più per cercare questo fantomatico vigile urbano, il quale fantomaticamente non c'entrava nulla, non sapeva nulla, non poteva dirci nulla e faceva né più né meno quello che fanno tutti i vigili urbani di tutta Italia, cioè sappiamo. Dunque, quindi prendiamo i giornali e puzziamo un po' di stampa, anzi annunziamola la stampa. Oddio. Scusate, ma è saltato un pipolo. Allora, tra poco sarà tutto nuovo, ma ancora c'è il vecchio. Dunque, è andato a terra, l'ho raccattato, l'ho rimesso a posto. I giornali sono sempre gli stessi, tre giornali davanti a me, di cui sentiamo in parte la voce, la musica della carta stampata. È un po' cupa oggi la musica della carta stampata. Perché è così cupa? C'è qualche notizia cupa. Vediamo che cosa dicono i tre giornali principali, insomma quelli che prendiamo della Repubblica, Corriere della Sera e Nazione QN. L'Europa dei 27 riparte da Berlino. Ragazzi, come le
come gli antepati all'Europa. Che vi devo dire? Sarà bella, per carità, sarà una bella idea. Ma quando si riuniscono questi dell'Europa, cioè, non so, c'è qualcosa di antepatico, proprio con la E, antepatico, che effettivamente non me la fa amare tantissimo. Perché? Non lo so. Non so, c'è qualcosa. Non riusciamo a essere così sorridenti, anche magari falsamente, contenti, insomma, fieri, come, non so, fossimo gli Stati Uniti d'America, cosa, vero? No, l'Europa, arriva la Merkel lì sola, praticamente donna, il marito, poi eravamo il marito e la Merkel, perché è stato messo insieme alle mogli di tutti gli altri, perché gli altri sono tutti uomini, no? I capi, è l'unica donna, lei, quindi il marito e la Merkel è andata insieme a tutte le first lady, lui era il first man, il first che ne so io, insomma, in mezzo, che beato fra le donne, sì, tanto, il problema è che quelli non sono calciatori, le donne che hanno, le mogli che hanno, sono bruttine, vabbè, non importa, e quindi dice ancora Repubblica, Kabul duello Berlusconi-Prodi, ecco, mentre il Corriere della Sera, voto su Kabul, che è tornato di gran moda, Kabul, scontro Prodi Berlusconi, mi ricordo Tele Kabul, vi ricordate Tele Kabul, che era il TG3 praticamente, quando c'era Curzi, lo chiamavano Tele Kabul, scontro Prodi Berlusconi, loro sono fatti per scontrarsi, no? Berlusconi chissà come maledice il giorno che Prodi è nato, no, perché c'ha sempre, se non avesse avuto Prodi di mezzo con Berlusconi, sai, non avrebbe avuto tanti problemi, e invece questo Prodi è sempre lì, e allora tocca scontrarsi, no, vero? Allora Berlusconi va a parlare un po' con Fassino, cerca un po' di, vero? Vabbè, insomma, però Europa ha trattato entro il 2009, ritrovi la follia creativa, chi l'ha detto? L'Europa, sì, se, chiunque l'abbia detto ha detto bene, però ecco, c'è un'immagine con Chirac che fa vedere tutta la dentiera e la Merkel che gli guarda in bocca, cioè praticamente credo che la Merkel, come il sindaco di quel paese fa il farmacista, questa probabilmente fa la dentista, sta guardando proprio la carie dei Chirac, guardate su Corriere della Sera, è proprio così, sembra lei, e ride, come dire, c'ha più carie di me, dunque va bene. E poi c'è naturalmente La Nazione che titola diversamente, stragi del sabato sera, la paura fa meno 24%, l'effetto annuncio del giro di vite, calano gli incidenti mortali, il coraggio di Stefano, 18 anni fa, resto paralizzato al ritorno dalla discoteca, dunque è tornato in quel locale per spiegare ai giovani i rischi della velocità. C'è la foto di questo ragazzo in carrozzina, delle ragazze, anche una con le coscine tutte fuori, per dire se stanno intorno a lui, però insomma, che va a fare, lui ci ha rimessa a gamba, insomma, comunque non cammina, diciamo, comunque c'è anche Versilia, assalto in villa, spara e ferisce un bandito, davvero una bella villa, sì, e beh, del resto era stato assaltato più volte, a un certo punto diceva e sfilata di VIP a Vallettopoli, ma sì, ovoli, in questo periodo scuro, grigio, devo dire, pieno di Kabul e di cose di poco divertimento, se vogliamo divertirci dobbiamo andare a Vallettopoli, no? Oppure guardare, ecco, per esempio il grande duello, dalla parte vedo qua tutto a due parti, no? Prodi, dall'altra parte Berlusconi in primissimi piani, che sembra si guardino con astio, dunque calpesta la dignità italiana se vota contro la missione, dice Prodi di Berlusconi peraltro, dice Prodi, tratta con Italia gole, deve andare a casa, è una delle frasi più di successo di Berlusconi quando arringa il suo popolo, no? E allora a casa, si è notato Berlusconi, perché poi ce lo fanno vedere in questi momenti in cui dice quando dice che il governo è pieno di comunisti, che deve andare a casa e così via, e c'è questo crescendo, no? E allora non appena arriva il consenso della sua ampia platea, Berlusconi si gasa e alza la voce fino a il tribunio finale, no? Ecco, cosa che non riesce a fare Prodi, invece Prodi è tutto andare a casa, non dice, non direbbe allo stesso modo le stesse
delle cose, anche se poi le stesse cose, però, però insomma c'è modo e modo, no? Il modo di Berlusconi è quello di montare la folla e poi di arrivare a finire la frase nel più alto momento del tripudio generale. Allora, bravo, 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 no? E lui sa come fare, no? Insomma, è così, e cerca di dare entusiasmo ai suoi, no? Il problema è che è facile farlo con i propri, no? Uno se lo fa con i suoi, quell'altro se lo fa con i suoi, cioè che tipo, chi ascolta e chi guarda il TG4 di solito è d'accordo con Emilio Fede, chi guarda il TG3 di solito è di sinistra e così via. Quindi insomma è facile, vero? Sì, beh, dunque il cavaliere, e il cavaliere, questi titoli con la E che non mi sono mai piaciuti, e il cavaliere spiegò i conti a Fassino, Senato alla CDL con la riforma elettorale. Ah, vuole il Senato, io mi vuole il Senato, ti fa la Camera, così non si fa più nulla, cioè, non si fa proprio, non si fa più. Dunque, e poi l'Europa, io aspetto, oh, finalmente Valle Topoli, la super testimone ora diventa un giallo, un cinese, è lei o no? Un giallo, sì, ieri sono stato a San Donnino, vicino a Firenze, e devo dire era pieno, andavo in macchina lungo quella, la via Pistoiese che porta da Firenze a San Donnino, e devo dire, beh, lì proprio lì, guardavo e ho visto penso almeno 40 cinesi contro 2 italiani. È fantastico tutto ciò, è fantastico, ma non è bello, non è bello, è un giallo, a me piacciono i gialli, accidenti, sì, ma vabbè, forse davanti alle telecamere l'attrice Leila Virzì, sì, me l'ha fatta vedere prima il Sottili, che siccome c'è una foto di questa Virzì tutta nuda, era tutto invirzigolato. Ecco, nega il coinvolgimento nel festino con i VIP e la cocaina. È un equivoco, sì, l'equivoco bisogna vedere che, cioè, lei dice, ma le hanno fatto un avvertimento mafioso, probabilmente, almeno c'era scritto sui giornali. E così, colpo di scena, l'avvocato, confermo tutto, ma troppo clamore su questa storia. L'avvocato di chi? Il colpo di scena matura a metà pomeriggio ed è ancora presto per inquadrarlo nei suoi giusti contorni. Ai giornalisti di TV che l'hanno raggiunta e partendo dalle iniziali che l'hanno identificata come LV, Leila Virzì, la ragazza pronta a fare il super testimone, che anche insomma mica male, ecco, devo dire, vedendola così, tutta contorta, però che fa, un terzonista? Hai visto Amici miei, che la mettono nella valigia e poi la spediscono? Allora sì, la ragazza pronta a fare il super testimone a Fessino, al largo di Capri, al quale avrebbe partecipato anche un politico, lei ha reagito con stupore. Io mi chiamo Leila Virzì, le iniziali sono le stesse, sono anch'io un'attrice, ma assolutamente non sono quella ragazza che sarebbe stata al festino, magari questa si chiama Laura, va bene, no, Laura Vestri, no, sì, quindi che sarebbe stata al festino, non sono mai stata su quella barca, soffro anche il mal di mare, ecco, così ho nominato sia quello che mi precede che quello che mi segue. Alla constatazione che nei giorni scorsi lei, la Virzì, era a Potenza, che era stata vista da almeno 3 giornalisti, l'interessata replica, è vero, volevo trasferirmi a Potenza, oh mio Dio, per aprire un allevamento di cani. Ma guarda proprio a Potenza, ma i cani, che sa contento il direttore del TG5, Rossella, è vero? Carlo Rossella, oh sì, contentissimo ovviamente. Perché contento? Beh, è contento perché lui, se non ci mette il servizietto sul cane, l'ultimo che ho visto era sulle code dei cani. Le code dei cani, ma fa un servizio sulle code in autostrada, sulle code sulle strade, sulle code, no, sulle code dei cani, c'hanno la coda ritta, c'hanno la coda moscia, c'hanno la coda quadro, oh, mamma mia, per dire, ce li fai venire antepatici anche loro, che invece insomma mi stanno simpatici, le bestie in generale, le bestie, molto più degli uomini, molto spesso, peraltro insomma sto direttore qui, sto TG5, indulge spesso indulge un po' troppo sui
americani e spesso li mette anche nel sommario iniziale, ma davvero, ma va. Insomma, perché dunque è vero, volevo trasferirmi a Potenza per aprire un allevamento di cani ed ero in città per avviare il disbrigo di alcune pratiche. Ecco, sono anche stata da un avvocato per questo, lo vedi? Ma forse non so, l'avvocato. Se vi riferite ai festini, non sono io la ragazza di cui parlate. Oh, non c'entro nulla. Forse qualcun altro c'entrato, ma non lo so, che ne sappiamo. Qualcuno ha equivocato avendomi vista a Palazzo di Giustizia, forse i fotografi hanno visto la mia macchina e dalla targa sono risaliti a me credendo che fossi la super testimone. Non lo so, ma del festino non so nulla. Ma in effetti, parliamoci chiaro, quante volte omonimie o insomma cose simili, qui che ci sono solamente due iniziali, voglio dire, hanno giocato a sfavore di qualcuno. Qualcuno si è fatto anche degli anni di galera perché aveva lo stesso nome di uno che era il vero colpevole. Ma roba, sì. Ma comunque ora Corona vuole fuggire da Woodcock, vero? Ecco, l'inchiesta a Roma, fanno sempre così, quando vogliono migliorarsi le cose avvocano a un'altra sede la potestà sulla causa, vero? Ma insomma c'è però il Mastella furioso, sì, non si chiama mica Orlando, scusa, era Clemente, ma un Clemente non può essere furioso. Invece non ero io il politico sullo yacht, ecco, perché pensano sempre a lui pensano, ma perché, povero Mastella, che, ma figurati, ma lui con le donne, ma dai, basta con le voci che mi screditano, trans e droga, sono contro la mia natura, oh via, ecco, ma donne, scusa, come mai, vabbè, dunque, il guardasigilli contrattacca, nessuno ha mai accostato il suo nome a quello del politico coinvolto nel festino a Largo dei Capri, allora perché tutto questo clamore? Neppure le voci che circolano da due giorni a Potenza avevano mai identificato e legato neppure in forma velata all'episodio, tant'è vero che c'è chi più di uno ha scritto di politico della Casa delle Libertà, quindi non è Mastella, cioè è stato ma non è più. Ma per Clemente, salve. Ma che c'entra, vai a... Ma per Clemente Mastella, dopo la lunga fuga di notizie sul suo fugace e casuale incontro con Lele Mora, anche quello insomma un fugace incontro in un ristorante di VIP dove Mastella, sentendosi VIP, va a mangiare, fate uscire da chi voleva probabilmente far intendere che non fosse del tutto innocente, la misura è colma, intervenendo al congresso regionale dell'Eura Matera, Matera insomma non tanto distante da Potenza, vero? Ha lanciato il suo j'accuse. Ma sai che la Basilicata ultimamente è diventata di moda, non se ne parlava mai, la Basilicata poverina, l'ho chiamata anche Lucania, era tra quelle regioni di cui non si parla quasi mai, no? Ci sono delle regioni meno nominate, questa era proprio la Lucania, la Basilicata, ora invece da, ma sì, sa ancora, dai, la Lucania. Non voleva. Allora senti, processo SME, questa è l'ultima ora, attenzione, 5 anni a Berlusconi, ha detto il PG milanese che sostiene l'accusa nel processo j'accuse, il processo di appello per la vicenda SME, ha chiesto per Silvio Berlusconi, imputato nel procedimento, la condanna a 5 anni. L'accusa per Berlusconi è di corruzione dei giudici romani per aggiustare la causa civile SME. Secondo l'accusa ci sono le prove del pieno coinvolgimento di Silvio Berlusconi. No, il che tu mi dici? Questa era l'ultima ora, è una notizia arrivata ora e ve la do così mentre torno a quelle della penultima ora. Io lascerei, oggi riprendono gli interrogatori a Potenza, il PM Woodcock sentirà Nina Moric e Fernanda Lessa, gli sviluppi dell'indagine e le immagini di tutti, di protagonisti su quotidiano.net, vabbè, ho capito, d'accordo, sì. Blair intanto, ma c'è ancora Blair, non ci faremo intimidire e avvisa l'Iran, tanto c'è fra poco nuovo via. Saddam è morto. È così. Caccia a un tesoro da 12 miliardi. Gli 007 occidentali hanno messo al lavoro 100 esperti finanziari, 12 miliardi di dollari. Senti là, però, un piccolo, ma con tutti i soldi che sto qui, non è riuscito nemmeno a sfuggire alla morte, alla cattura. Ma i servizi segreti occidentali sono a caccia del tesoro di Saddam Hussein, l'ex Rais iracheno, Keno, Ira, giustiziato. No, non mi dico.
dite, non mi dite questo, fosse anche il peggiore assassino, non si può parlare di giustizia quando tutti prendono uno solo e lo costringono a penzolare da una corda. Non è giustizia, no, non si uccide per giustizia, si uccide per vendetta, per ritorsione, ma non per giustizia. Quindi ritorsionato, ecco, l'ex Rais iracheno ritorsionato nel dicembre scorso si stima abbia lasciato una fortuna superiore ai 12 miliardi di dollari. Però una task force di 100 esperti finanziari reclutati da apparati di intelligence occidentali, non solo vogliono il petrolio, vogliono anche i soldi, sta cercando di rintracciare, almeno di conoscere che strada abbia bloccato l'immensa fortuna accumulata dal dittatore. Ecco, poca roba fu trovata dai soldati, vero? Nell'aprile 2003 in uno dei palazzi dell'ex Rais, i patti in 164 cassette, trovarono 656 milioni di dollari, insomma una cifra considerevole, ma figuriamoci, robetta. Che ti devo dire? Ma ti devo dire qualcosa? Non ti do niente, perché tanto lui, voglio dire, ora che se ne fa? Ma Larry, no, Harry, no, che Larry, Harry, ti Harry, ti presento Sally, ti presento Harry, a che ora? Alle 4:14 01 no, abituato alle no, vabbè, Harry ubriaco botte a un paparazzo, hai capito? Fiumi d'alcol e principini nella bufera, ma lasciali fare, sono ragazzi, dai. Il News of the World ha pubblicato ieri la foto di Harry, il figlio cadetto di Carlo e Diana, mentre prende a botte, dopo avergli esibito un borghese vaff con puntini, sì, davvero, chissà che cosa sarà. Non so, io penso siano i wafer, ti do un wafer saiba, sì, buoni, lo inzuppo di caffè latte, ecco, un fotografo troppo zelante gliel'ha detto così, e reo averlo pizzicato all'uscita di un night dal retro, perché usciva dal retro, dopo bagordi con vodka Red Bull, è una divetta che non è la sua fidanzata ufficiale. Anche il fratello William ha caricato la birra e sambuca, è l'apoteosi della Molinari, è immortalato nel Sunday Mirror, in un altro locale a intrattenere una biondina oltre il cerimoniale, come dire, insomma, come dire, nella vecchia svaliziata Inghilterra le foto delicate finiscono subito in prima pagina, vedi, fossero anche i reali, sui quali sicuramente c'è un certo riservo, deve esserci, per carità, ma non guardano in faccia a nessuno, e quindi vanno là dove piange il cuore, cioè al papà, poverino, già lui è un disgraziato perché deve stare con la famiglia. Lo sai perché? No, zitto un po', perché io avevo accennato una cosa, no? Sabato ho accennato una cosettina che volevo fare, ho detto voglio rendere pubbliche alcune cose che ho scritto nel mio blog, perché molte persone purtroppo non ci vanno su internet, no? Ecco, per esempio mi arriva un messaggio da una ascoltatrice che mi dice ciao, finalmente parlerai nei prossimi giorni nel tuo blog dei tanti tuoi autodialoghi, per chi come me ha quest'handicap, non naviga su internet. Credevo che fosse sufficiente ascoltarti buttando l'ancora sulla tua rotta, e pensavo anche che dopo 27 anni di non internet avrei continuato, sarei cresciuta e vissuta ugualmente. Da quando hai impostato il primo articolo è stata una spina nel fianco di continuo. Sentire te che accenni il titolo e quindi incuriosisci, ma non saper cosa si cela dentro, e quindi resti doppiamente da bischera, cioè resti male. Vedere cosa pensi e affronti con il tuo bel italiano lucido e ben pettinato, e infine i nostri commenti favorevoli e discordanti, che bello, una botta e risposta, il G e il suo pubblico. Mi sono persa tanto, ma mi riprometto di comprarmi il computer e imparare internet, è un pensiero che ho da tanto, è fedeltà, è il prezzo che devo pagare per avere ogni tua virgola. Navigherò, Capitan G. Ecco, cara amica,
navigatrice, non ancora navigatrice. Allora ti faccio navigare io, nel senso che a questo punto vorrei proprio inaugurare questo momento che può chiamarsi come vuoi, che so, dal blog al blog, insomma, il blog è ciaog.blog.tiscali.it. Ci sono già 101 articoli miei, tutti in forma di autodialogo, e poi alcuni speciali e immagini e così via. Però so che tanta gente, è per questo che voglio ripescare qua e là qualche cosa da questo mio blog, per poter dire, per poter far capire quello magari che scrivo anche ad altre persone. E l'ascoltatrice che mi ha scritto quella cosa, forse, spero, rappresenti molte persone che magari sentono qualcosa di cui si parla e non possono accedervi. Tante sono le cose di cui si parla, tipo milioni di euro dati a quello, dati a quell'altro, e noi non possiamo accedervi, oppure donne meravigliose, uomini fantastici a cui noi uomini o voi donne non potete accedere, insomma. Vabbè, e allora ho pensato di cominciare con l'articolo numero 56 che io postai il lunedì 23 ottobre 2006, intitolato l'amore, quindi in forma di autodialogo praticamente parlo con me stesso, e poi ci sarà un punto particolare. Ciao G, inizia, ho bisogno di te. Anch'io, sei me. No, guarda, ho proprio bisogno di un tuo consiglio. Consiglio? Nemmeno, di un chiarimento. Chiarimento? Insomma, una spiegazione. Ma se posso. Ho un chiodo fisso che non riesco a togliermi, e dovrei togliertelo io. E chi altro? Sentiamo. Sto lambiccandomi il cervello senza trovare una soluzione. Dovresti darmi una definizione dell'amore. Hai detto nulla. Lo so che non è facile, per questo chiedo a te, io non ci capisco un tubo. Guarda che nessuno è mai riuscito, se non parzialmente, a dare una definizione, una descrizione, un compendio logico dell'amore. Dai, provaci tu, prenditi lo spazio che vuoi, sarò quieto e zitto ad ascoltarti. E a questo punto, no, io prendo la parola e faccio il mio monologo sull'amore. Ma come posso io permettermi di tentare una simile impresa? Come posso descrivere i tumulti che ti assalgono? La parte centrale del corpo, dallo stomaco alle budella, dai polmoni al cuore, il galoppo di mandri impazzite nelle praterie gastriche, le sanguinose rivoluzioni, i colpi di Stato, le guerre civili, gli agguati, i complotti, i capovolgimenti di fronte che ti avvengono nel sangue, i terremoti violenti, le inarrestabili eruzioni vulcaniche, le paurose alluvioni, nubi fragili, tempeste, i cicloni che ti devastano il basso ventre, gli incendi premeditati, dolosi, colposi o spontanei che ti bruciano l'esofago, le diligenze inseguite dagli indiani, le sfide all'OK Corral, i duelli al sole, i mezzogiorni di fuoco, i massacri di Fortapaci che ti dilaniano il pancreas, le frane, le slavine, le valanghe, poi improvvisamente la quiete, la pace infinita di cieli limpidi, prati verdi e fioriti, aria dolce alle narici, lunghi tramonti o albe al contrario, albe purissime o tramonti alla rovescia, mari caldi e puliti, cascatelle di ruscelli in boschi vietati alla caccia, farfalle e laghetti e grandi dighe che si incrinano, cedono, si rompono, e acqua che travolge tutto, e animali impazziti, e case distrutte, uomini, donne, bambini trascinati via dall'immensa incazzatura degli elementi, non più incatenati ma scatenati fino a cancellare tutto ciò che incontrano a valle. Come posso io dare anche una pallida idea delle gioiose nascite e delle sentenze di morte, dei primi vagiti e delle esecuzioni capitali, dei lanci a caduta libera e dei paracaduti che non si aprono, dei viaggi interplanetari senza ritorno e dei ritorni senza viaggio, delle sedie a dondole, delle sedie elettriche, dei giocattoli e delle bombe, del miele, del veleno, del pane, del vino, del sale, del fiele, del bianco, del nero, del sonno, del sogno, dell'incubo, la paura, il sospetto, le lancette che ti trafiggono come lance, il telefono muto guardato con odio o implorazione, l'orgoglio calpestato con scarpe fangose, gli urli silenziosi di dolore, quelli acustici di gioia urlati dalla bocca dello stomaco, e poi il rilassamento nel bene o nel male, l'appagamento o la rassegnazione, la stanchezza, lo sfinimento e infine forse la noia, più tardi sempre il rimpianto. Come posso io descrivere, definire, rappresentare l'amore? Non posso, infatti non ci provo nemmeno. All'anima, dice l'altro me stesso, figurati se non ci avessi provato. Dibi dibi dibi.
quando si sente questa musichina siamo quantomeno nell'ultima mezz'ora o comunque quantomeno negli ultimi 10 minuti. Sì o no? Come vuoi. Lo vedo qui davanti a me come una persona che ha voglia di entrare, eh? No, sono, sì, certo, hai voglia di entrare, è una cosa che fa piacere perché io ho sempre voglia di entrare. Sì, ma perché fai quella faccia furba? Io entrare in trasmissione, ma io non lo so, penso sempre. Allora guarda, io. A proposito, mi è capitato ieri sera una cosa veramente straordinaria, però che ti voglio raccontare in privato, non è, ah, sì, non è comunicabile, no, ma però volevo come dire un po' rendere una cosa proprio tua personale. Sì, no, certo. Sì, però che riguarda molto attinente a questo tuo ideale che avevi buttato lì appunto con le tue parole. Insomma, tutto questo giro di parole, ho capito, è fatto di sesso. Esatto. Ok, d'accordo, io aspetto con ansia che questo fatto mi venga detto, mi venga raccontato, perché poi lo dirò in diretta, sì, lo scriverò sul mio blog. Non è un problema, però no, insomma, non sono molto preparato per la diretta. Per carità di Dio, terrò questa cosa come il segreto più profondo. Però ti voglio far vedere una cosa. Non me lo far vedere. Posso spogliarmi? Sì. Tu mi hai parlato della finestra. Sì. Un po' di tempo fa. Sì. Non più di 2 o 3 giorni fa. Sì. Che è successo? Ti faccio vedere. No, fammi. Che cosa mi è accaduto? Il Vestri me lo sta facendo vedere. Hai visto? Ma sembra un'operazione che hanno tagliato. No, invece cosa è successo? La famosa finestra. Ma è questo che mi dovevi raccontare? No, no. No, perché la finestra nostra qui dietro ha una storia di alcuni anni fa, sì. Un giorno forse ve la racconterò. Qualcuno ci ha rimesso la schiena praticamente. Lui invece un po' qui sull'addome, la panza. La milza, ecco, ci ha rimesso la milza, era lì fuoruscita, ma poi ce l'ha rimessa dentro. Tra pochino il lancio della monetina. Ok, tanti riglia. Sì. È l'ora che volge al desio e ai naviganti intenerisce il core. Fini dice, se votassimo ora diremmo no. Io voto, normalmente tiro lo sciacquone, voto tutto e lancio il mio monetino che tengo in mano per dare una risposta alle vostre angosciose domande, come sempre, perché adesso vi lascio. Cari amici del Gil, la risposta è sì. Contenti? Lo so che siete contenti. Bravi. A questo punto non mi resta che lasciare il bastone, non pensate male, del comando a Michele Vestri, che appunto voleva entrare e invece ciao a tutti, a domani. Sai, ciao. Se adesso tu chiedi a me il tempo migliore qual è?